Con Sergio Festa al termine della partita di Trissino, ti chiedo una valutazione sulla prestazione della tua squadra. Si veniva insomma in casa di una delle squadre favorite per la vittoria finale. La tua valutazione sul risultato e sulla prestazione dei tuoi? No, credo che i miei abbiano fatto una grandissima prova, una grande prestazione. E posso tranquillamente dire che il primo tempo ce la siamo giocata alla pari, potevamo essere anche molto più vicini. Il 2-0 non rispecchiava assolutamente il primo tempo, ma col Trissino, con squadre così attrezzate, se fai un errore lo paghi. Quindi abbiamo fatto veramente pochissimi errori il primo tempo e li abbiamo pagati, e invece quelli che dovevamo sfruttare noi diciamo che non ne abbiamo approfittato. Però nel complesso sono contento di come la squadra ha giocato. E abbiamo provato a rimettere in piedi la partita, abbiamo giocato, lottato fino alla fine. Ho visto una squadra comunque che con partite così importanti se la può giocare. Il nostro obiettivo è crescere piano piano e arrivare poi in fondo, che possiamo giocarcela con tutti. E anticipando un po' la mia domanda, qual è realmente l'obiettivo del Sarzana per questa stagione, con questa squadra e in questa stagione? Ma io di solito, ora per me è il primo anno come allenatore, ma non mi metto un obiettivo, perché se mi metto un obiettivo mi do un po' un limite. Quindi è chiaro che siamo abituati bene negli ultimi anni a Sarzana, però bisogna capire che ogni stagione ha la sua storia. Quest'anno siamo partiti un po' col freno a mano, ma sempre giocando partite come questa. Ci è sempre mancato un po' il gol, ma non è un alibi, non è una scusa, perché non abbiamo mai mollato, possiamo crescere tanto, e l'obiettivo è capire quanto cresciamo e in base a quello cosa vogliamo fare, perché è chiaro, l'obiettivo minimo è sempre fare la Coppa Italia, i playoff, però poi in realtà per me l'obiettivo è giocare alla pari con tutte. Ultima cosa, proprio per parlare di tutte le altre, che idea ti sei fatto di questo inizio di campionato? C'è tanto equilibrio anche là in alto? Sì, io penso che comunque ci sarà equilibrio tra le prime 4-5. Sostanzialmente quest'anno, a differenza dell'anno scorso che si divideva in tre parti il campionato, quest'anno ci sono due tronconi, il Trissino soprattutto, con qualche squadra che gli può dare fastidio, e poi dopo c'è un troncone unico, playoff, playout. Vedremo al giro di boa più o meno come si definisce la classifica. A noi ringraziamo Sergio Festa, in bocca al lupo a Sarzana.